Una scuola di televisione, cinema e fotografia nel cuore dei quartieri spagnoli per dare un'opportunità ai ragazzi a rischio che vivono nei vicoli del centro di Napoli. A questo mira il progetto Ce la farò, patrocinato dal Comune di Napoli e dall'Assessorato alle Politiche Sociali e promosso dall'Associazione Socialmente Pericolosi, presieduta da Francesco Piccirillo. La scuola, la cui attività prenderà il via nel mese di maggio, ha sede in via Santa Maria Ognibene. Qui i ragazzi frequenteranno le lezioni tenute gratuitamente da operatori del mondo della televisione, del cinema, della fotografia e della musica. I particolari dell'iniziativa sono stati illustrati nel corso di una conferenza dall'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, Sergio D'Angelo. Ci rivolgiamo ai giovani più esposti al rischio di emarginazione, ma anche al rischio di essere intercettati dalle organizzazioni criminali. Quando, vedete, vengono a mancare gli ammortizzatori sociali che le politiche sociali hanno garantito in questi anni, tutto quello che può restare in piedi può riguardare davvero la camorra e la criminalità organizzata, e quindi questa amministrazione prosegue nel cammino di riorganizzazione del welfare e si rivolge alla parte di giovani e adolescenti più esposti.